Ciao a tutti ragazzi, sono qualcuno. Prima di iniziare questo video, cioè prima vi dico cosa andremo a fare durante il video, poi vi do una mini spiegazione generale. In questo video, in questo fantastico, bellissimo video, andremo ad aprire 60 ticket SRP, quindi totalmente dei ticket new. Ma in questi oltre questi 60 SRP ci sono anche 9 SSR garantiti, quindi le Madonne voleranno, questo è poco ma sicuro, il momento Madonna ci sarà. Prima di continuare con il video, il video l'avrei dovuto fare stanotte, ma è da stamattina che mi sento nausea, vomito, mal di pancia, mal di testa e quindi ho fatto un test di gravidanza, che è uscito negativo, quindi non sono incinto. Sembra semplicemente che abbia l'accenno di influenza. Quindi, siccome il telefono mi sta suonando e mi sta chiamando Alessandro, che risponderò dopo il video, ti ringrazio Alessandro per avermi chiamato nel momento giusto. Visto che ci sta, diciamo, c'è questo problema. Il video lo registro ora, anche se sto un po' morendo dentro, un po' come sempre, ma non c'è mai una volta che faccio un video e dico: sì, ragazzi, che bello, sono felice di essere qui con voi. E quindi, come sempre, con tutti i miei problemi, iniziamo questo video. Quindi, non sono incinto, siccome domani devo andare a Salerno, sto recuperando le forze in modo che non mi abbatto durante la strada. E quindi, questo è tutto. C'è da dire che il mio hype verso il gioco è stato un attimo smorzato, quindi un secondino smorzato dal banner che è stato inserito ieri, ovvero il fatto che ancora una volta si sia data questa priorità così grande, forzata ai giapponesi, mi ha nuovamente smorzato, ma proprio totalmente smorzato la voglia proprio di esistere, di giocare a questo gioco. Me l'ha smorzata per l'ennesima volta, non so come fanno ogni volta a smorzarmi la voglia di giocare, ma ce la fanno sempre. Quindi in una maniera o nell'altra, intanto sto vedendo perché il computer va lento, in una maniera o nell'altra comunque riescono sempre a farmi passare un pochino la voglia di giocare per delle scelte che secondo me non stanno né in cielo né in terra. Altri giapponesi, ancora una volta, mi vuoi dare pure i personaggi delle medie, per me mi puoi mettere anche quelli delle elementari, perché non uscirà Ken Wakashimazu con la tenuta gialla e con il cappellino come la prima volta che si è visto. Certo che uscirà, secondo voi non uscirà? Ma certo che uscirà, non uscirà oggi, uscirà tra un anno, ma certo che uscirà. Ma fatemi uscire anche Baby Kaiser, voglio anche il Kaiser versione bambino che tira il pallone, voglio anche Brian neonato nella culla, cioè voglio un po' di differenziazione. Che purtroppo sembra che la Club non l'abbia capito, non, niente. Più glielo chiedi, più non lo fa, te lo fa apposta. E quindi, siccome sembra che la Club abbia un odio, proprio un odio, ma proprio un odio verso ascoltare la community in generale, ho deciso che settimana prossima, martedì, mercoledì, appena un po' di tempo, stilerò un attimo tutta una lista di cambiamenti che io vorrei nel gioco. Questi cambiamenti non sono relativi ai banner, ai pull, all'estrazione, eccetera, eccetera, ma sono più relativi a dei miglioramenti che io vorrei vedere nel gioco. Dei miglioramenti come la possibilità di cambiare la formazione, che se ne parla sempre, ma come vorrei vedere anche dei miglioramenti grafici. Cioè, voglio dire, il gioco comunque è fuori da 2 anni, è un gioco che comunque non va male, va assolutissimamente bene per essere un gioco che è fuori da 2 anni. Vorrei vedere dei miglioramenti su varie cose, su vari aspetti, ma questo è un video. Diciamo, questi sono argomenti che ne parlerò in un altro video. Ci farò un video dedicato per questo, perché vorrei vedere dei miglioramenti mirati su alcune cose. Soprattutto una cosa che mi sta incaponendo al momento sono dei miglioramenti grafici. Avendo giocato a vari giochi, avendo provato vari giochi in questi 2 mesi che avevo lasciato le Benji, ho visto che comunque l'altra di giochi mobile ha una grafica della Madonna su tutti gli aspetti, mentre qua, diciamo, dei punti un pochino ci perdiamo. Quindi vorrei anche un pochino dei miglioramenti grafici che al momento non ci sono, però questo è un discorso ancora più lungo che affronteremo più là. Quindi, detto tutto questo, fatto tutto sto ambaracciaccia di chiacchiere, tutta sta testa, vi dirò cosa secondo me deve essere migliorato, cosa vorrei vedere. E soprattutto farò partire una petizione che
Chi la vuole firmare la firma, chi non la vuole firmare non la firma, non è importante. Sono delle mie idee, una mia idea, un mio progetto, una mia piccola cosa che voglio portare avanti. Chi magari condivide lo stesso pensiero, firmerà la petizione, cercherà di far firmare anche gli amici la petizione, anche se comunque non è che la petizione faccia cambiare, cioè tu firmi la petizione e la club cambia idea così per magia. Però in ogni caso è una cosa che ci voglio provare. Ce l'ho già fatta, è corretto. Vabbè, comunque ci sono già riuscito una volta in realtà 2 volte, con Fantasy War Tactics R, che è un gioco di strategia che ormai è morto defunto, ma morto defunto. Però comunque ci sono già riuscito con il mio primo gioco mobile a fargli fare grandi cambiamenti, anche grafici, eccetera, eccetera, con una petizione che ha rotto i coglioni per 4 mesi. Si spera che riuscirò a rompere i cocones anche questa volta, e quindi a riuscire ad apportare delle migliorie grafiche, rompendo i migliorie grafiche e migliorie in generale al gameplay del gioco, rompendo i cocones alla Kelab con le petizioni, con una petizione massiva che metterò dappertutto, più firme ci sono meglio è. Poi se vogliono ascoltare bene, se non vogliono ascoltare amen. Alla fine rendere il player contento, tra virgolette, nel loro interesse, non nel nostro, anche se sembra che nel nostro interesse, in realtà è nel loro interesse avere il player contento, perché un player contento significa un player che continuerà a giocare, magari anche ad investirci del denaro, e soprattutto un player contento consiglia il gioco ad altre persone. Ricordiamoci che il passavoce, tra virgolette, il passaparola è una cosa che comunque è molto efficace, anche perché porti più persone sul gioco. Il gioco, essendo migliorato, diciamo, grazie anche al feedback che l'utente ti spara, il nuovo utente che magari entrerà riuscirà ad apprezzare di più il gioco in confronto a delle idee che hanno fatto loro, che magari loro non sono giocatori, e quindi magari delle cose possono essere un pochino, non lo so, più brutte. Magari noi possiamo avere delle idee più belle, perché provando il gioco sulla nostra pelle sappiamo che cosa è bello, che cosa è brutto, che cosa è noioso, che cosa no, e via dicendo. Poi logicamente ognuno ha le sue idee, ognuno ha le sue cose. Io vi ho detto quello che volevo dire, e maronna. Ora andiamo a fare queste estrazioni, che quindi sono 69 estrazioni, diciamo 69 estrazioni perché sono 6 multisummon da 10 e 9 ticket SSR. Da premettere che di tutte queste estrazioni mi servirebbe soltanto, tra virgolette, ogni cosa che esce è buona, perché non ho quasi niente. Però quello che vorrei, se Mamma Kelab mi sente, Mamma Kelab, se Mamma Kelab mi sente, quello che vorrei è Larson verde, Chester verde. E se proprio mi devi uscire un europeo di un altro colore, Robson rosso. Se proprio mi devi uscire pure il gentile blu, ma il gentile blu non mi serve, giusto per avere una cosina così, una cosina in più. Poi per il resto non mi serve niente, cioè qualsiasi cosa mi fa uscire è tutto meh, tutto relativo a meh. Esce o non esce, stessa cosa. Quindi se gentilmente mi fai uscire questi personaggi che ti ho chiamato, io sarei contento. Se poi non me li vuoi far uscire, maronna. Renzi, i miei capelli come sempre la guerra. E ok, quindi ci andiamo a fare questi ticchettini sperando che qualcosa ci esce. Questo è Larson che vorrei, però già so che niente. Però io ti sto chiamando Larson, Kelab, Larson. Ok, iniziamo con. Ah, cazzo, sono di più ticket, io non ce la faccio con l'inventario. E vabbè, abbiamo iniziato, non fa niente, facciamolo, poi vediamo. Prima multi. Non ispira niente di buono, dirò. Lo stadio sembra affollato, la gente nello stadio c'è, ma sembra che la gente non stia aspettando un tiro fantasmagorico con le fiamme, ma stia semplicemente aspettando un tiro e basta. Quindi non ci vedo nulla di speciale. Vado con il go, e infatti non c'è manco il cazzo. Quindi prima multi, chiamiamola multi perché dai ticket non mi è uscito niente, quindi non mi aspetto che mi esca oggi. Primi ticchettini, assolutissimamente nada de nada, bellissimo, Yattara baby.
Quindi, niente, Larson, hai visto Larson? È uscito Larson, non quello, non come l'ho chiamato io, ma è uscito. Quindi ci andiamo a sparare altri 10 ticket, 9 li devo lasciare perché sennò l'inventario si riempie, altrimenti svuoto l'inventario, bla bla, ma vediamo un attimo. Da ricordarci anche che tra qualche giorno esce Holly e Benji Zero, che quindi all'uscita porterò sul canale, anche perché a me non dispiace come gioco. Vediamo un pochino se la versione europea è fattibile e simpatica o è un cesso con le ruote e quindi è inutile neanche che ne parliamo. Però io ho delle speranze per quel gioco, ho delle speranze, nutro delle speranze per quel gioco, mai dire mai. Questi ticket saranno al 3% perché per non uscire niente saranno sono sicuramente al 3%, non saranno, sono. Però non fa niente, anche gli SR mi servono, aumento le tecniche. Tanto non ho neanche le tecniche, quindi almeno mi faccio le tecniche, cioè facciamo qualcosa. Ok, quindi altro, se ho detto altro vuoto. Ho un SR garantito. Hai capito? È uscita la puttanella a fare il tifo, però troia. Sei uscita. Però non mi hai dato il pallone SSR, no? Sei uscita solo a rompere cocones di tua mamma. Luta. Vabbè, vai a cacare. Quindi altre due, poi ci mi devo fermare, se no l'inventario si riempie. E se si riempie l'inventario, esa problema. È problematic. Non lo so se è il mal di testa da semifebbre, ma sto scalerando proprio male. Sento freddo, caldo, freddo, caldo, caldo, freddo, freddo, caldo. Poi qua piove, non piove, acquazzone, non acquazzone, non si capisce niente. Ok, quindi anche questa qua vuota, va, dammi, aspettavo almeno un SSR, cioè uno. Vabbè, vai. Bello, no, 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 cazzo, cazzo, che no, vai uno. Ma io quello mi aspettavo, vi dico la verità, io mi aspettavo quello, io l'ho fatto perché volevo quell'SR. Quell'SR è segreto, c'è lo 0,01 di possibilità di uscita. Non ve lo volevo dire, ma è la realtà. Oh! Ehi, Carmela! Ehi, Carmela! Maronna! Maronne, maronne. Non fa niente. Va bene, è nuovo. È nuovo, no? C'è scritto nuovo. È nuovo. Nuovo. Va bene. Non fa niente. Vado con chi è? C'è il killer di Wakabayashi. Oh, ottimo. No, buono. Buono. Sono contenta. Buono. Bello, mi piace. Bel disegno, bell'artwork. Se non mi sbaglio, sei pure un personaggio nuovissimo, è uscito nel 2018. Non è uscito nel 2017, 2018. Personaggio nuovissimo, appena rilasciato da Mamma Kelab. Bel personaggio, soprattutto abbiamo mantenuto alte le aspettative di Ticket. Almeno un SSR, dai. Meglio di quello che mi aspettavo. Meglio di quello che mi aspettavo. Ragazzi, devo essere sincero. Ora devo dire sia il buono che il cattivo. Mi aspettavo 0 SSR. Un SSR è uscito significa che Mamma Kelab così male non mi vuole. Quindi mi rimangio qualsiasi brutta parola io abbia detto su Mamma Kelab. Ora fammi uscire uno stracazzo di Larson, no? Ah, Larson o Chester, perché altrimenti ti sputo negli occhi. Altrimenti, se proprio non mi vuoi far uscire un cazzo di niente, fammi uscire Federic, che lo butto nella formazione europea a capocchiam. Almeno ci ingarro 11 giocatori europei in tutti i ruoli, almeno quello, cioè. Non ti chiedo, non ti sto chiedendo niente, ti sto chiedendo la merda della merda. Ma mica mi sono seduto. Su che cazzo mi sono seduto? Su un tappo di. Vabbè. Ti sto chiedendo la merda della merda. Pure Federic Rosso hanno. Anno 1, chiamiamolo anno 1, va bene anche la merda della merda della merda della merda, ma fammi uscire la merda, ok? Ci siamo? Abbiamo capito quali sono le istruzioni? Ma stavo dicendo, wow raga che culo, guardate quanti palloni, poi ho detto, ma come sei intelligente, Fabio, ma come sei intelligente, Maronna, Maronna, non mi serve a niente. Maronna! Non mi serve a niente manco questo. Maronna! Non mi serve a niente manco questo. A pensare che per te ci ho speso tante di quelle Dream Ball. Cioè,
Cioè, non è vero, ci ho speso 150 Dream sul suo step up banner. Però dai, un solo doppione per ora. Brava mamma che lab, così mi piace. Madonna! Vabbè, va bene, non ne hanno uno, hanno due. Buono, buono, buono. Sei carino. Cioè, non mi cambi la vita, però sei carino. Sei carino, sei carino. Cioè, in realtà sei brutto come la morte, io ti chiamo Mongolman. Però sei accettabile in qualche modo. Non so perché vedo il computer che scatta, porco demonio. Che cazzo c'hai? Ok. Sì, signor! Vamonos a parar! E quindi uno che mi serviva è andato. Ora, come cazzo si chiama quello che mi serve? Larson. Larson. La. Cioè, ma tu sei puttano vero che lab? Ho detto la. Son, è vero che ci sta la nel mezzo a oi, ma larson, ci sta pure la o, no? Vabbè, niente, larson, figlio di zoccola, quante volte vuoi uscire? Cioè, che cazzo è l'estrazione giapponese shingo aoi? Vabbè, ultima possibilità di prendere larson, dopodiché piango. Piango, cioè io piango, 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 vaffanculo, pezzo di merda, bucchinaffa, cioè. Vabbè, però non ne hanno zera. Si può dire che di questa estrazione la Kelab comunque non mi ha trattato male, perché un solo doppione, strano, un solo doppione, mi è uscito il Chester che mi serviva per la verde, quando finirò la verde tra. Secondo me per quando la finirò non mi servirà manco più il suo bonus, però diciamo che va bene, diciamo che va bene, diciamo che va bene. Quindi mi è uscito il. Intanto che non ho la mono verde, quindi gioco con l'europea, questo Bukilof Mongolman mi serve, ha anche l'autointercetto, quindi ottimo, non ottimo per fare le partite online, perché se faccio una partita online penso che mi tirano proprio mi prendono proprio a dentate in bocca, si può dire, no, a calcio in bocca si può dire sì. Quindi se provo a giocare online penso proprio che mi schiattano proprio nell'anima, però ottimo, ottimo per completare gli scenari, c'è l'autointercetto, se non mi sbaglio, se la Madonna mi accompagna. Sì, c'è la super solidarietà di cui non me ne ha fatto un cazzo di niente a nessuno. Era meglio se usciva Larson con la super solidarietà verde, ma gnè. Però vabbè, ti perdono, sei comunque un personaggio che attualmente può servire, poi dopo magari non servi più, però attualmente può servire. Quindi non è andata male, non fosse per questi fottutissimi Shinguaoi, che praticamente mi sono usciti tutti i fottutissimi Shinguaoi, niente. C'è anche nell'altra estrazione, Shingo, Shingo, Shingo. Gne, gne. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Che poi se non mi sbaglio sto Takeshi già mi era uscito. Cioè forse mi sto flashando, non mi era uscito, non mi era uscito, boh, non mi ricordo. Si vede che mi è uscito ancora un altro Takeshi. Ma che cazzo di Takeshi ci sono? Vabbè, Diaz comunque serve in generale per la Challenger Hood, quando un giorno riuscirò a farla. Beh, mi serviva Ino Victorino per la Challenger Hood, ma no. Balzoia ha detto no. Però mai dire mai, c'è comunque il futuro davanti, non mai, mai dire mai. Quindi, ragazzi, detto questo e chiuso questo discorso, io mi vado a fare una bella, ma bella Oki o tachipirina, non lo so, chiamo un attimo qualcuno più esperto di me perché non sono capace di curarmi. E mi vado a fare un attimo qualcosa per sentirmi un pochino meglio. Beh, non è andata malissimo l'estrazione degli SSR garantiti. Mi aspettavo molto di peggio. Invece sono usciti abbastanza player nuovi e non datati, che questa è un'ottima cosa. Quindi non male, poteva andare meglio, ma assolutissimamente non male. Quindi, tra virgolette, contento così, tra virgolette. Quindi, per questo video è tutto. Domani, come avevo già anticipato, non ci sarò perché sarò fuori, vado a Salerno. Vado a Salerno e quindi ci becchiamo lunedì con un fantastico, fantasmagorico, super fantastico video, un po' più studiato di questo che faceva schifo al cazzo. Per questo video è tutto, vi ringrazio per aver seguito anche questa volta il vostro fantastico inutile Garen e ci becchiamo nel prossimo video.